Buongiorno a tutti e bentornati a Buoni Propositi del lunedì. Oggi parleremo della regina della cucina italiana, la pasta. Vai con la sigla. Vedo spesso molta confusione intorno all'argomento pasta e carboidrati, quindi vediamo un po' di chiarezza per capire perfettamente che cosa fare con la pasta e i carboidrati in generale quando facciamo una dieta dimagrante. La pasta e i carboidrati non vanno eliminati dalla nostra dieta. I carboidrati sono dei macronutrienti fondamentali e devono costituire circa il 50% delle calorie che noi assumiamo tutti i giorni. Quello che bisogna fare è mangiarle nelle quantità giuste, perché i carboidrati in eccesso, cioè quelli che noi non bruciamo, il nostro fisico li trasforma in grassi. Quindi non bisogna eliminare i carboidrati, ma bisogna diminuirne l'assunzione. Qual è la qualità, la quantità giusta? La quantità giusta si aggira intorno agli 80 grammi, però poi questo quantitativo dipende da se si vuole dimagrire, dal fisico della persona, dal metabolismo, dal tipo di attività sportiva che viene fatta, dall'età e dal sesso. Per cui la quantità di carboidrati, quindi il piatto di pasta che si può mangiare, va personalizzato. Molto importante è non mischiare i carboidrati tra loro, quindi se si mangia un piatto di pasta, evitare di mangiare il pane, se si mangia la pasta, evitare di mangiare le patate o peggio ancora mangiare pasta e fetta di torta. Fare molta attenzione poi ai condimenti. La quantità giusta di olio che andrebbe messa in un piatto di pasta è di un cucchiaio. Attenzione quindi alla quantità di olio che si mette e al condimento stesso, perché a volte un piatto di pasta diventa molto calorico non tanto per il contenuto di pasta in sé, ma per il condimento che poi ci aggiungiamo. Sì, ai condimenti a base di verdura, perché le verdure contengono molta fibra che rallentano l'assorbimento degli zuccheri, evitando quindi picchi glicemici. Consiglio sempre inoltre di consumare pasta integrale, innanzitutto perché è più saporita, poi contiene un maggior contenuto di fibre che favoriscono la peristalsi e aiutano anch'esse a ridurre il picco glicemico. Importante poi, sempre per ridurre l'assorbimento dei carboidrati, è mangiare la pasta al dente. Mi chiedono poi spesso mangiare la pasta a pranzo oppure a cena. Allora, in entrambi i casi ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. Se mangiamo la pasta a pranzo avremo il vantaggio che abbiamo più possibilità durante il pomeriggio e il resto della giornata di smaltire il piatto di pasta. Però la pasta mette un po' di sonnolenza, quindi potremmo avere un po' di sonno, diciamo, post-prandiale. Per questo consiglio la pasta a pranzo, ma con un condimento leggero. Se invece mangiamo la pasta a cena, allora che cosa succede? Che avremo magari meno possibilità di smaltire questo piatto di pasta. Però siccome contiene il triptofano, precursore della melatonina e della serotonina, faremo un sonno tranquillo. Il mio consiglio personale è quello di consumarla a pranzo accompagnata da un sugo leggero. Ovviamente, se dovesse capitare ogni tanto di mangiare la pasta la sera, non succede assolutamente niente. L'importante è non mangiarla due volte lo stesso giorno, cioè sia a pranzo che a cena. Ma a un pasto mangiare un piatto di pasta e la sera invece fare un secondo con un contorno e due fettine di pane. Per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like. L'appuntamento è settimana prossima con i buoni propositi del lunedì.